Configura il tuo pannello di fatturazione elettronica con pochi semplici step, tutti obbligatori. Non preoccuparti, ti guiderò per concludere ogni passaggio e accedere al successivo fino alla fine della configurazione. Non solo, potrai poi modificare tutte le scelte fatte dalle impostazioni del pannello. Sei pronto? Iniziamo. Su cedente prestatore vedi i dati che compariranno nel campo mittente delle tue fatture inviate. Digita i dati anagrafici. Nazione, partita IVA e codice fiscale sono preconfigurati con i dati che hai inserito durante l'acquisto e non puoi cambiarli. Inserisci, se lo desideri, un eventuale titolo del cedente prestatore e scegli denominazione se sei una persona giuridica, ditte, società, ente, o nome e cognome se sei un libero professionista. Anche il campo tipo attività è inserito da sistema ciò che hai indicato durante l'acquisto: azienda, ditta individuale, libero professionista o pubblica amministrazione, e non puoi modificarlo. Se sei una pubblica amministrazione, ti sarà chiesto di inserire anche le voci codice IPA, codice univoco ufficio e codice AOO, area organizzativa omogenea. Il codice EORI identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea. Se ti occorre, puoi cambiare la sede legale dell'azienda e i contatti, o compilare le parti stabile organizzazione, albo professionale o iscrizione REA. Ok, vediamo che altro abbiamo. Qui indica il tuo regime fiscale di riferimento. Se sei un forfettario, seleziona RF19 regime forfettario. Se operi il regime dei minimi, scegli RF02 regime contribuenti minimi. In entrambi i casi puoi scegliere di inserire automaticamente in tutte le fatture la dicitura di fattura non soggetta alla ritenuta alla fonte. Ora indica, se vuoi, il regime di esigibilità dell'IVA, differita o immediata, o la modalità di versamento dell'imposta, scissione dei pagamenti, da utilizzare come predefiniti. Se operi il regime forfettario o dei minimi, non attivare l'esigibilità IVA e prosegui allo step successivo. Su cassa previdenziale puoi impostare fino a 3 posizioni contributive previdenziali, da utilizzare di default nelle fatture in creazione. Attiva il campo contributo previdenziale 1, quindi indica il tipo cassa, l'aliquota cassa, cioè il valore dell'aliquota contributiva prevista per la cassa di previdenza, e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata. Concludi la configurazione inserendo l'aliquota IVA da applicare. Puoi configurare allo stesso modo fino a 3 contributi previdenziali. Se selezioni l'opzione Aggiungi importo del contributo previdenziale 1 alla base imponibile del contributo previdenziale 2, il contributo verrà calcolato sul valore base imponibile più l'importo calcolato dalla prima cassa e o della seconda cassa, in base a quella che hai selezionato. Su ritenute, inserisci eventuali dati relativi alla ritenuta racconto e alle ritenute previdenziali. Quando crei una fattura vedrai il campo ritenute già attivo e troverai questi dati. Attiva il campo e scegli il tipo di ritenuta, l'aliquota della ritenuta da applicare e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata. Infine, scegli un codice relativo alla causale del pagamento. Potrai inserire fino a 4 ritenute e aggiungere l'importo del contributo previdenziale precedente alla base imponibile della ritenuta successiva, inserendo il flag in corrispondenza dell'opzione. Se operi il regime forfettario o dei minimi, non attivare le ritenute e prosegui allo step successivo. Ora scegli un tipo documento da avere come predefinito quando crei la fattura. Il valore preselezionato, TD01, corrisponde alla normale fattura elettronica. Puoi inoltre scegliere se visualizzare i prezzi in fattura al netto dell'IVA, impostazione predefinita, o alla lordo dell'IVA, e una modalità di pagamento, una banca e un codice IVA, da usare come predefiniti. La banca e il metodo di pagamento saranno inseriti in automatico dal sistema nel blocco dati pagamento delle fatture in creazione, o dei documenti se attivi il modulo documenti. Il codice IVA predefinito sarà usato di default nell'inserimento di nuovi prodotti in anagrafica. Ricorda, se digiti il nome di una banca dovrai inserire anche il codice IBAN. Su avvisi e deleghe scegli se vuoi ricevere notifiche email per la conferma di invio di fatture inviate o avvisi di nuove fatture ricevute. Inserisci una email o una PEC in cui ricevere gli avvisi. Puoi personalizzare le modalità di invio scegliendo di ricevere delle singole notifiche o un report periodico contenente tutte le notifiche ricevute nel periodo indicato, giornaliera, settimanale o mensile. Se superi le 20 notifiche, il report riepilogativo ti viene comunque inviato. Su avvisi, scadenze e agenda preimpostate, seleziona, se vuoi, la ricezione di avvisi relativi alle scadenze fiscali impostate di default sull'agenda. Puoi anche scegliere di visionare dei suggerimenti per rendere più facile la compilazione delle varie parti della fattura.
Rendi visibile la tua partita IVA per permettere ad altri clienti con account premium o al tuo commercialista di inviarti una richiesta di collaborazione per la gestione delegata del servizio di fatturazione elettronica. Inserisci i tuoi dati o quelli della persona che scegli di nominare come responsabile della conservazione, ovvero quel soggetto che dovrà assicurarsi che tutti i documenti necessari siano conservati in conformità alla legge. Quindi inserisci i tuoi dati o quelli della persona che scegli di nominare come responsabile produttore, ovvero di colui che dovrà identificare gli oggetti da conservare, creare i pacchetti di versamento e gestire il loro trasferimento nel sistema di conservazione. Se vuoi inserire gli stessi dati per entrambi, copia i dati del responsabile della conservazione. A questo punto, valida il pannello all'invio e alla ricezione delle fatture. Inserisci un numero di cellulare sul quale si desidera ricevere l'SMS contenente il codice di verifica. Digita il codice ricevuto in questo spazio e prosegui. Accederai direttamente alla homepage del pannello e potrai cominciare ad utilizzarlo. Un'ultima informazione. Se vuoi cambiare le configurazioni che hai appena scelto, vai su Impostazioni e ricorda, se vuoi avere la certezza della corretta ricezione delle fatture sul pannello, dovrai comunicare ai tuoi fornitori il codice destinatario KRRH6B9 perché lo inseriscano nel campo codice destinatario di ogni fattura elettronica. Per ricevere sul pannello tutte le fatture, indipendentemente dalla scelta del mittente della fattura, registra il codice destinatario sul portale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Puoi vedere la videoguida dedicata per i passaggi.